Ritrovate ossa umane nel bosco di Castaccolo Urbino potrebbero essere resti di Maurizio Cesaroni scomparso a giugno dall'ospedale Santa Maria della Misericordia. Fano si aggiudica 6,5 milioni di euro per il Teatro Romano, diventerà il polo museale di Vitruvio e della Romanità. Per un bimbo, le radici, le ali, insegnanti uniti alla scuola dell'infanzia Marco Polo di Lucrezia a sostegno di un progetto inclusivo. Intelligenza artificiale nel marketing, il tema dell'ultima lezione dei percorsi formativi organizzati da Sinca Confartigianato. Gremita la sala riunioni del gruppo Domina Via Vai che ha ospitato l'evento. OIPA, gli angeli blu degli animali, l'intervista al presidente provinciale Marino Guerra che racconta l'operato dei 40 volontari e il modo in cui inviare le segnalazioni. Un sorso di tradizione all'evento curato da Confesercenti al Pincio di Fano, degustate quasi 2000 morette e oltre 30 kg di dolci a tema, sabato e domenica si replica. Stasera, subito dopo il telegiornale, Fano TV trasmetterà in diretta dal Teatro della Fortuna la seconda edizione di Cuore Comune, l'evento che premia i cittadini impegnati nel volontariato. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Grazie alla segnalazione di un cacciatore, i carabinieri di Urbino ieri pomeriggio hanno rinvenuto ossa umane in una zona boschiva della località Castaccolo. I militari hanno accertato che quello rinvenuto dall'uomo era effettivamente il teschio di una persona. Da quel momento, grazie anche al supporto del personale specializzato nei rilievi tecnico-scientifici del Comando Provinciale di Pesaro e con la collaborazione del locale distaccamento dei Vigili del Fuoco, è stata effettuata un'ispezione dei luoghi che ha consentito il rinvenimento di altre ossa riconducibili ad arti superiori e inferiori, uno scarponcino con all'interno ossa del piede, una maglia, un pantalone e un marsupio. All'interno di quest'ultimo i carabinieri hanno trovato un portafogli con i documenti personali di un uomo, il fanese Cesaroni Maurizio, la cui scomparsa fu denunciata dai familiari lo scorso luglio all'arma di Fano. L'uomo si era allontanato il 25 giugno dall'ospedale di Urbino facendo perdere le proprie tracce nonostante le ricerche. Ora sarà il compito della medicina legale effettuare le dovute analisi al fine di dare un'identità ai resti recuperati che nella serata di ieri, dopo una lunga e attenta attività di repertamento, sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione della procura. E i carabinieri oggi hanno fornito maggiori dettagli sulla cattura di Federico Marcelli, ex ristoratore pesarese di 49 anni, accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti delle due ex, evaso dagli arresti domiciliari il 15 novembre scorso. Marcelli, destinatario di un decreto di latitanza, è stato trovato in Umbria. In particolare, i carabinieri della compagnia di Pesaro avevano accertato che l'uomo si era allontanato dal domicilio a bordo di un piccolo fuoristrada acquistato pochi giorni prima della scomparsa. Poi sono riusciti a ricostruire gli spostamenti dell'auto attraverso le telecamere e hanno acquisito diverse testimonianze. Così, in stretta collaborazione con i militari del Rosso di Roma, hanno circoscritto la zona di latitanza ad un'area di circa 10 km di raggio nella provincia di Perugia. Da lì, con i vigili del fuoco e le polizie locali, è iniziato un monitoraggio dell'area e domenica 10 dicembre i carabinieri hanno ristretto il cerchio a un piccolo abitato nel comune di Gualdo Tadino. Nel pomeriggio sono state controllate le abitazioni fino ad arrivare a un casolare di campagna a due piani in cui il latitante si era nascosto. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione. Marcelli ha provato nuovamente a scappare nascondendosi in una tenda mimetica allestita nei campi retrostanti la casa. Invece la macchina utilizzata per allontanarsi da Pesaro è stata trovata chiusa nel granaio. Una volta fermato all'uomo sono stati notificati il decreto di latitanza e l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Dopodiché è stato trasferito nel carcere di Perugia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono attualmente al vaglio della Procura di Pesaro le eventuali responsabilità di chi ha favorito la latitanza del 49enne. Milionario finanziamento interministeriale per il Teatro Romano. L'area archeologica di Via De Amici sarà oggetto di un progetto innovativo tra scavi e un nuovo museo della Fano Romana che valorizzerà Vitruvio e il Lisippo. Il servizio è stato curato da Massimo Foghetti.
Un finanziamento di 6 milioni è stato concesso dal governo al comune di Fano, riconoscendo la qualità del progetto di scavo del Teatro Romano e della realizzazione di un polo museale che dovrebbe sorgere sul sito dell'ex Filanda. Sono risorse che, a partire da una somma di 804.333,34 centesimi, verranno concesse anno per anno fino al 2029. Ma questa volta, dopo un'attesa di 22 anni da quando il Teatro Romano è tornato alla luce, ci siamo davvero. Ora il comune ha tutti i mezzi per proseguire gli scavi e realizzare l'opera. L'intento è porre allo scoperto, sebbene opportunamente protetta, la cavea, demolendo parte del fabbricato che la include, sondare la superficie che si estende tra la scena e il criptoportico del tempio retrostante e realizzare il Museo della Romanità. Questa mattina gli obiettivi sono stati presentati dal sindaco Massimo Seri, dal consigliere comunale delegato Stefano Marchegiani e dall'assessore alla cultura Cora Fattori. In questa strategia ricordo che noi decidemmo di finanziare inizialmente degli scavi per verificare cos'altro poteva offrire quel sito e le scoperte sono state molto interessanti. Decidemmo di acquistare l'ex Filanda per renderla propria, per poterci fare un progetto di grande valore che diventasse un'attrattività mondiale, non soltanto del territorio. Questa è una notizia veramente importante, ma riconosce anche il lavoro che abbiamo fatto, perché è uno dei finanziamenti principali a cui si è data attenzione proprio per il valore che esprime. Quale progetto per il nuovo Museo del Teatro Romano? Il CONSE dovrà proprio far convivere la trasmissione dei contenuti della collezione archeologica che abbiamo nell'antiquarium e che deve essere fatta con tecnologie nuove, suggestive e anche divertenti. Non dimentichiamo che siamo la città delle bambine e dei bambini, quindi il messaggio deve arrivare anche ai più piccoli, insieme alle vestigia straordinarie di una città che ha segnato la storia con questo grande teatro, un grande criptoportico di un tempio in una zona che è sicuramente quella del Foro Romano. Ci saranno anche ulteriori scavi per mettere in luce l'area? La sovrintendenza ha già individuato delle aree di scavo, quindi parleremo con loro, perché per quello che ha già fatto il Comune di Fano ci metteremo a disposizione per agevolare al massimo la ricerca. Per questo museo importante, perché oltre a unire diverse epoche storiche che vanno dall'archeologia industriale recente dell'ex Filanda fino alla Romanità, passando per il Medioevo, c'è anche il senso di una ricerca in itinere, per cui può essere un museo che non parla solo del passato ma anche della scienza archeologica, perché chi potrà venire a visitarlo potrà vedere scavi in corso e quindi unire le esigenze scientifiche dell'università e della sovrintendenza con quelle dell'amministrazione in un tutt'uno affascinante. Come si procede ora? Ora sull'iter progettuale. Allora, adesso sarà importantissima il confronto con il provveditorato per proseguire anzitutto con il museo prima del museo. Siamo pronti, aspettiamo il parere della sovrintendenza con cui ci siamo confrontati, quindi arriverà a breve, e a seguito di questo parere sarà emesso l'esecutivo e poi saranno assegnati i lavori per partire appunto con il museo prima del museo. Nel frattempo sarà importante, in collaborazione con i lavori pubblici, proseguire con l'individuazione per la progettazione definitiva del nuovo museo sulla Romanità. Dovremo capire in concentrazione tra i due uffici che taglio darà al museo e quindi anche quale sarà l'estetica e la degli spazi, la concezione proprio museale che ne verrà fuori. Sul nuovo viadotto della strada statale 452 della Contessa a Gubbio, ANAS ha eseguito oggi le prove di carico previste nell'ambito delle operazioni di collaudo statico dell'opera. 6 mezzi pesanti a pieno carico, 56 tonnellate ciascuno, sono stati posizionati in 3 diverse configurazioni per consentire agli ingegneri di raccogliere i dati e monitorare la reazione della struttura. Le attività hanno confermato la congruità di tutti i parametri strutturali previsti dal progetto. Nei prossimi giorni sarà realizzata la segnaletica orizzontale e verticale. Al contempo sono in corso gli ultimi interventi in galleria per il completamento degli impianti di ventilazione, rilevamento incendi, illuminazione e segnaletica luminosa. Il completamento di tutte le attività necessarie all'apertura al traffico è previsto entro la serata di domenica 17 dicembre. Confartigianato, con lo scopo di essere vicina alle imprese con un'offerta formativa di alto livello accanto alla scuola per imprenditori, quest'anno ha avviato un percorso formativo gratuito per gli associati. L'ultima lezione è stata dedicata all'intelligenza artificiale. Sentiamo.
Sala Gremita per l'ultima lezione dei percorsi formativi in outdoor organizzati da Sinca Confartigianato con la collaborazione dell'Università Politecnica delle Marche, live e il contributo della Camera di Commercio delle Marche. Al centro della lezione, tenuta dal professor Luca Marinelli, il tema della gestione dell'intelligenza artificiale nel marketing, dall'analisi dei dati alla creatività, che ha visto un'ampia parte dedicata a dimostrazioni pratiche di come l'intelligenza artificiale possa aiutare un'impresa nella costruzione di un messaggio commerciale e di un piano marketing. 18ª edizione, appunto, quest'anno abbiamo voluto sperimentare anche questi appuntamenti outdoor per dare modo di dare visibilità anche dei nostri associati, imprese che sono vicine, che secondo noi hanno comunque qualcosa da raccontare e possono essere comunque interessante esempio per molti. E poi per cercare anche di creare quelle situazioni di matching tra imprenditori e alcune imprese che sono appunto nel nostro territorio che sono delle eccellenze. La lezione è stata seguita dagli interventi di Giuseppe Di Maio, direttore commerciale del gruppo Domina Via Vai, e dei formatori Volkswagen sul tema dell'innovazione in ambito di mobilità elettrica. A prendere parte ai lavori, a portare un saluto accanto a Graziano Sabatini e Marco Pierpaoli, presidente e segretario di Confartigianato Imprese Ancona e Pesaro Urbino, e Eugenio Massetti, vicepresidente di Confartigianato Nazionale, che si è complimentato per l'alto valore delle lezioni, sottolineando l'importanza di fare formazione e di avere imprenditori capaci di mettersi in gioco in una situazione complessa in cui le sfide del mercato si possono vincere solo aumentando le proprie competenze. Il tema oggi è trovare chi formare. La denatalità di questi ultimi 20 anni ci ha portato ad una carenza di giovani che purtroppo non si trovano sul mercato, e quelli che ci sono vanno assolutamente formati, perché sennò c'è il rischio che nelle aziende abbiamo tanti magazzinieri, tanti mughettisti, rispettabilissimo quel tipo di lavoro, ma dall'altra parte del capannone non abbiamo quelli che producono, e lì servono persone formate. I percorsi formativi in outdoor sono nati proprio con lo scopo di mettere a disposizione delle imprese un'offerta formativa di alto livello che integrasse la scuola per imprenditori. I percorsi hanno fatto uscire le lezioni dalle tradizionali aule, accompagnato i partecipanti a conoscere imprese innovative per quanto riguarda i processi produttivi, i prodotti e l'organizzazione del lavoro. Oggi assistiamo a questa rivoluzione, appunto, che viene determinata dall'ingresso dell'intelligenza artificiale generativa, che per la prima volta, appunto, non è più un solo sistema, diciamo, a supporto delle decisioni, ma è in grado di creare, appunto, contenuti, idee, progetti, e quindi stiamo assistendo a un tipo di supporto che senza precedenti. Quindi l'obiettivo oggi è proprio capire qual è il ruolo di queste tecnologie, perché non è solo uno strumento, ma è qualcosa di molto più complesso. Si possono inserire nelle attività di marketing di tutti i giorni, ma anche dando vita a delle cose totalmente nuove, e quindi la sfida sarà capire come utilizzarle, come cavalcare questa rivoluzione e non subirla o prenderne le distanze, perché potrebbe essere pericoloso. Con Cristiana Guerra invece siamo andati all'Istituto Marco Polo di Lucrezia per parlare di un progetto inclusivo a sostegno dei più piccoli che getta le basi per la crescita degli alunni di domani all'interno della comunità educante. Per un bimbo, le radici e le ali. È il titolo di un progetto inclusivo, di valore e attenzione, rivolto a tutti i bambini delle scuole dell'infanzia Piccolo Principe, Ragnetti e Arcobaleno, che fanno parte dell'Istituto Comprensivo Marco Polo di Lucrezia. Un progetto realizzato grazie al coordinamento degli insegnanti delle scuole dell'infanzia, che si impegnano per favorire un percorso di potenziamento per bambini che mostrano piccole difficoltà legate al linguaggio, al comportamento o alle attività motorie, attraverso interventi educativi e didattici mirati. Questo progetto nasce dall'esigenza improrogabile di soddisfare e di andare incontro alle necessità e ai bisogni di ciascun bambino che frequenta il nostro ordine di scuola, in particolar modo quei bambini che vivono qualche difficoltà in più. È un obiettivo molto più ampio, perché ha un carattere inclusivo a livello, io dico, orizzontale e verticale. Orizzontale nel senso che nel momento in cui viene dato un supporto e un potenziamento a questi bambini che vivono delle difficoltà, questo aiuto che viene dato sicuramente serve anche a garantire una maggiore inclusione a livello della sezione. Nel momento stesso in cui un bimbo riesce a vivere con serenità la sua vita scolastica, senza dubbio ha un valore inclusivo per la sezione. Non solo, dal momento che le difficoltà che vivono questi bambini possono essere superate, perché sono difficoltà che nascono magari da quei turbamenti che tutti viviamo nella nostra vita, nel momento in cui vengono aiutati a superare
questi piccoli turbamenti, queste piccole discrepanze, diciamo, questa cosa ha un valore fondante, inclusivo per l'intera sezione e anche per permettere loro, dal momento che sono in difficoltà temporanee, di arrivare alla scuola dell'obbligo in una maniera più serena, in una maniera più forte, diciamo, rafforzando le proprie potenzialità. Ci sono delle figure specializzate nella vostra scuola? Il percorso prevede l'aiuto di figure specializzate esterne, che possono essere logopedisti, psicomotricisti, educatori. Quest'anno il progetto, grazie al riconoscimento della Fondazione Carifano, è stato inserito nella rete del dono, perché insieme è possibile dare voce ai più piccoli. Come è possibile donare? È molto semplice, basta andare sul sito della rete del dono, quindi le www.retedeldono.it, si cerca il progetto Le Radici Leali dell'Istituto Marco Polo e si accede quindi alla pagina del progetto e lì c'è la possibilità sia di donare direttamente oppure si può anche diventare collaboratori della donazione. Il coinvolgimento è anche a livello del territorio perché tutti quanti insieme ci facciamo carico dei nostri bambini che hanno bisogno di essere sostenuti e aiutati nel loro percorso. Quest'anno, grazie alla Fondazione Carifano, c'è la possibilità di raddoppiare tutto ciò che viene donato, quindi un importo donato diventa automaticamente il doppio. Quindi mi raccomando, tutti quanti donate, perché chi aiuta un bambino aiuta il mondo intero. E adesso parliamo del benessere degli animali e non solo, con l'intervista realizzata da Stefania Schiaroli a Marino Guerra, coordinatore provinciale delle guardie zoofile dell'OIPA di Pesaro Urbino. Gli animali sono creature meravigliose, estremamente sensibili, da rispettare e amare. Tutti gli animali, ogni vita, ha un valore inestimabile. L'obiettivo dell'OIPA, che significa Organizzazione Internazionale Protezione Animali, comprende la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente e la difesa degli animali da qualsiasi forma di maltrattamento. OIPA è per la diffusione dell'alimentazione vegetariana vegana. OIPA si occupa del benessere degli animali, in particolare io sono il coordinatore provinciale delle guardie zoofile e quindi noi ci occupiamo di far rispettare la normativa vigente a livello locale, regionale e nazionale. E la nostra funzione è di polizia amministrativa. Perché facciamo appunto rispettare la normativa prima che avvenga un reato e diciamo polizia giudiziaria nel momento in cui viene commesso un illecito penale, quindi verso gli animali ovviamente. I protagonisti dell'associazione sono tutti volontari soprannominati gli Angeli Blu. Tanti gli interventi delle guardie zoofile che vigilano sul benessere animale ed è importante segnalargli gli animali in difficoltà attraverso il sito www.oipapesaro.it. C'è la sezione segnalazioni e ci sono dei form, dei campi da compilare e sarebbe anche molto utile avere delle foto in modo tale che le nostre guardie, che sono sempre volontari, riescano ad agire velocemente e a valutare la situazione quando si trovano sul posto, avendo anche il punto di vista del cittadino. Come poter fare per diventare volontari? Allora, anzitutto vorrei dire che in questo momento OIPA Pesaro, le guardie zoofile sono ben 40 volontari che ringrazio ogni giorno per la loro attività e che seguono animali in tutta la provincia. Come diventare una guardia zoofila? Ogni anno apriamo un bando per poter diventare guardia zoofila. Proprio il mese scorso è iniziato il corso e quindi andremo ad avere nuove guardie a primavera. E possiamo quindi chiedere tutti gli anni di avere la vostra disponibilità per darci una mano, anche poche ore al mese. Se volete unirvi agli Angeli Blu e diventare anche voi volontari, potete contattare OIPA telefonicamente o attraverso il sito, dove è possibile anche sostenere l'associazione. Tante le informazioni e i progetti che potete visitare nel sito, dove troverete, sotto la voce sezioni, tutte le notizie riguardanti la vostra regione e provincia. Quasi 2.000 morette e oltre 30 kg di dolci a tema sono i numeri registrati a un sorso di tradizione, l'evento che si è svolto da venerdì a domenica al Pincio di Fano e visto il successo ottenuto dall'iniziativa sabato e domenica prossima si replica. Il servizio di Esther Musco.
Ormai è noto a tutti quali sono gli ingredienti della moretta, ma le giuste dosi della miscela restano ancora top secret. Un gioiello da custodire dai barman che si sono adoperati, nei 3 giorni dedicati alla bevanda tipica fanese, a far gustare morette accompagnate da dolci abbinati alla bevanda. La kermesse, sorso di tradizione, si è svolto nei giardini del Pincio, un'iniziativa di Confesercenti realizzata con il contributo del Comune di Fano, il supporto della Proloco e la fornitura di caffè di Must Caffè. Una grande affluenza, sono state offerte più di 2000 morette e più di 30 kg di dolci. È stato un grande successo e tanti turisti, anche persone venute con il pullman a visitare i mercatini di Natale, che hanno potuto trovare la tipica bevanda fanese e la versione dolce anche, e hanno apprezzato tantissimo, tant'è che ci hanno chiesto di farla anche settimana prossima. A raccontare la moretta sono stati barman Francesco Dionisi del Bonbon Art Café, Mattia Bernardi del Pino Bar e Stefania Palazzini del Bar del Porto. Insieme alle loro morette sono stati presentati panettoni e biscotti alla moretta da parte di Francesco Camilloni del panificio Arte Bianca, i morettini di Emanuela Ghiandoni della pasticceria Le Terrazze e la torta a fortune di Andrea Urbani della pasticceria Guerrino. Visto il successo ottenuto, a grande richiesta, un sorso di tradizione tornerà anche sabato 16 e domenica 17 dicembre. E ora andiamo alla scoperta dei vostri presepi. Primo presepe che vi facciamo vedere questa sera è quello di Giovanni Paradiso di Fano. Il secondo in gara invece è quello di Giulia ed Enrico di Lucrezia di Cartoceto. Ora torniamo a Fano per il presepe di Enrico Di Cecco. Da Pesaro, l'opera di Susanna Parenti. Con l'opera di Milena e Franco di Lucrezia di Cartoceto. Vi ricordo che per poter partecipare potete inviarci 3 fotografie oppure un video di 20 secondi in orizzontale a presepi@fanotv.it fino al 5 gennaio. Le foto senza nome e senza località non verranno prese in considerazione e non sono validi gli scatti inviati su WhatsApp al nostro numero di redazione. Il nostro telegiornale termina qui, vi lascio le previsioni del tempo e poi torniamo in diretta dal Teatro della Fortuna, dove sta per iniziare Cuore Comune, l'evento dell'amministrazione comunale che rende omaggio a tutte le persone, donne e uomini fanesi, che attraverso un'associazione di appartenenza in questi anni hanno prestato servizio alla città portando benefici e prestigio. Dunque vi auguro una buona serata su Fano TV e noi ci rivediamo domani sera alle 20:30. Arrivederci.